come viene definito il tempo in musica. Dobbiamo inizialmente prendere in considerazione due aspetti, il tempo come metro ed il tempo come andatura. Il tempo come metro è la frazione che precede la partitura e che determina il suo andamento. Il tempo come andatura viene scandito dal metronomo che determina la velocità di esecuzione con battiti per minuto, BPM. Ad esempio, velocità 60 BPM vuol dire che avremo 60 battiti da un quarto in un minuto, corrispondenti a un battito per secondo. Esattamente quindi come avviene nel sistema sessagesimale, cioè quello degli angoli e dell'orologio. Il tempo in musica viene classificato in tre modi, semplice, composto e misto. È semplice quando è costituito da suddivisioni binarie, esempio duina, quartina. Composto se è costituito da suddivisioni ternarie, esempio terzina, sestina. Quello misto è invece costituito dalla somma di due tempi differenti della stessa categoria. Esempio 5 quarti è un tempo misto semplice, 2 quarti più 3 quarti. Mentre 15 ottavi è un tempo misto composto, 6 ottavi più 9 ottavi. Da ogni tempo semplice si può facilmente ricavare il suo relativo composto. Moltiplicando il suo numeratore per 3 ed il denominatore per 2. Ad esempio 2 quarti il suo relativo composto è 6 ottavi, 3 quarti, 9 ottavi, 4 quarti, 12 ottavi eccetera. Precisazione importante, nel tempo semplice il denominatore rappresenta il valore di ogni movimento e il numeratore indica invece quanti movimenti compaiono nella misura. Esempio, se un brano è in 4 quarti vuol dire che è costituito da 4 movimenti da un quarto l'uno. Se invece è un tempo composto 12 ottavi, il denominatore rappresenta il valore di una suddivisione, un ottavo, ed il numeratore il numero totale delle suddivisioni, cioè 12.